Io sono sempre dell'idea che quando arriviamo a questo traguardo, a un traguardo del genere, cioè traguardo, a un obiettivo inimmaginabile, ok? Non ce lo immaginavamo nessuno, e quindi bisogna sempre ricordarsi da dove si arriva, per colpa di altri, giusto? Però sempre da dove si arriva. Un copione imparato a memoria, sono tutti cecchini quando bersaglio la vecchia signora. Una grandissima squadra, ci vediamo sbattuti nella categoria inferiore senza molti campioni di quelli che avevamo, con 5 campioni effettivi che scesero in Serie B nonostante tutto. Ottimo il suo riflesso. Al quindicesimo la Juve passa, Nedved con la conclusione che viene toccata da Vitiello, poi arriva Paro che festeggia nel migliore dei modi la centesima presenza da professionista. Poi Boomsong combina il secondo pasticcio della sua partita, il tocco verso Kovac è un assist per Ricchiuti. Ci furono altre partite, però ho messo la partita di Trieste perché io ci sono andato, è l'unica in Serie B purtroppo che sono riuscito a farmi. Il video, lo dico subito, non è mio, l'ho preso in internet. Orgoglioso di esserci stato, cazzo, orgoglioso. Siamo tornati in Serie A subito, con record di punti, primi assoluti. Se stessa come società. Ed ecco che Antonio Matarrese e poi la signora Scirea danno la coppa ad Alex Del Piero che la alza, la Juventus. Si può dire, vince il campionato di Serie B. Ho seguito la squadra in quell'anno, ha dimostrato veramente di essere non juventino, perché juventini ce ne sono tanti, ci sono invece pochi gobbi. Gobbo è il vero juventino. Poi la risalita è stata faticosa, abbiamo giocato subito l'anno dopo, siamo arrivati secondi incredibilmente, abbiamo fatto il partitone contro l'Inter, un anno e la partita contro l'Inter, ma un anno in generale d'orgoglio soprattutto, siamo arrivati secondi, nessuno l'avrebbe mai pensato, l'anno dopo siamo arrivati terzi, poi ancora secondi, poi però invece di prendere e partire con lo stacco in alto, purtroppo abbiamo avuto un crollo vertiginoso per 2 stagioni. Manifestazioni, cortei contro la società, giustamente non sono mancate perché quando le cose vanno bene, siccome noi siamo quelli che pagano, giustamente, quando le cose vanno bene è giusto applaudire, quando le cose vanno male, sempre stando accanto alla squadra, sempre andando a vedere le partite, guardandole per TV, soffrendo e quant'altro, ma è giusto anche comunque manifestare la propria disapprovazione per come stanno andando le cose. Così, per riuscire a risollevarci con grande carisma ci vuole un allenatore carismatico, uno che viene definito vero juventino, cosa che io tuttora dubito. Però comunque il carisma non gli manca ed è inutile negarlo. Siamo l'alibi di chi non vince mai, noi siamo l'alibi di chi non vince mai, noi siamo l'alibi di chi non vince mai. Arriviamo a quest'anno, un anno che vede lo stravolgimento della panchina, con Conte fuori, dentro Allegri, molti iniziano a fischiare, a dubitare della società, della dirigenza. Oltre che ovviamente all'allenatore che abbiamo. Fortunatamente, tra cui molti non ci sono io, anche se all'inizio mi sono incazzato, ma poi, come sapete, mi sono subito ristabilito mentalmente. Allegri non solo si conferma in Italia, non solo si conferma in Italia, ma siccome, sapete, c'era il ritornello in Italia ladroni, in Europa coglioni, sono passati di poco nel girone e vabbè, ci può stare, anche nel 2003 successe. Però poi arriviamo in finale, abbiamo affrontato Borussia Dortmund, che prima ovviamente tutti dicevano vi eliminano, poi ovviamente dicevano vabbè, col Borussia Dortmund lo batteva anche l'Avellino. Poi altre cose, contro il Monaco, rigore, non rigore, parlano quelli che hanno vinto la Champions League nel 2010 e negli anni precedenti solo ed esclusivamente con episodi arbitrali, ma
fa parte della coppa, fa parte del gioco, perché è arrivato il momento tanto atteso. Juventus Real Madrid andata, semifinale, finisce 2-1. Ritorno Real Madrid Juventus. Tutti ci danno per spacciati, tutti dicono il risultato dell'andata non vi basterà. E invece. Sergio Ramos tocca Pogba, aparece Morata, le pega gol. Le pegó Morata e vuelve a marcar contra il Real Madrid. Comunque andrà sabato. Sappiamo che abbiamo fatto un cammino impressionante. 9 anni fa eravamo in Serie B, ok? Siamo stati sbattuti in Serie B ingiustamente, quello che volete, ma eravamo in Serie B. In 9 anni, ok? Tornare a vincere 4 scudetti di fila, 2 Supercoppe italiane, una Coppa Italia che è la decima nostra, ok? E arrivare in finale di Champions League non è cosa da tutti. O quei coglioni che ci guarderanno da casa e ci tiferanno contro. Sabato, perché la loro squadra non c'è in finale. Dico semplicemente 2 cose. Non ferite mai chi non potete uccidere, ok? E la seconda, ci avete voluto uccidere, ci avete resi immortali.